hardness. Put on my... Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video. In questi giorni sta continuando con gli sconti e promozioni la marcia di avvicinamento all'Amazon Prime Day, che vi ricordo si terrà dalle ore 12 di lunedì 16 luglio fino alle ore 24 di martedì 17. Come vi ho già anticipato un attimo fa, però, le varie offerte e promozioni non si concentreranno esclusivamente nelle 36 ore dell'evento, ma già dai primi giorni di luglio è possibile trovare sconti e promozioni dedicati per chi ha già sottoscritto in passato un abbonamento e quindi è già cliente Prime, ma anche per chi sottoscriverà un abbonamento in questi giorni proprio per poter usufruire delle varie promozioni e quindi partecipare all'evento. Infatti vi ricordo che è possibile sottoscrivere e quindi attivare il servizio Amazon Prime gratuitamente per un mese, con la possibilità poi di non rinnovarlo, e tutto questo senza nessun costo aggiuntivo. Se non siete ancora iscritti, vi lascio in descrizione i link per usufruire dei 30 giorni del periodo di prova e quindi avere fin da subito accesso alle offerte del Prime Day. Vi ricordo inoltre che quest'anno il costo di Prime è aumentato da 19,90 a 36 euro annuali oppure 4,99 euro mensili, ma parallelamente c'è stato anche un aumento più che proporzionale di servizi offerti. Infatti, oltre a poter avere consegne limitate in un solo giorno su circa 2 milioni di prodotti e in 2 o 3 giorni lavorativi su svariati altri milioni di articoli, vi ricordo che all'interno del servizio Prime sono compresi tutta una serie di altri contenuti, come ad esempio l'accesso a Prime Video, l'applicazione disponibile sia per sistemi iOS ma anche ovviamente per piattaforme Android, come ad esempio smartphone, tablet, TV Box e ovviamente per la Fire TV Stick, ma che è accessibile anche da PC Windows. Prime Video, che permette lo streaming di film e serie TV, alcune delle quali prodotte direttamente da Amazon e che vanno sotto il nome di Amazon Originals, tra le quali le mie preferite sono, oltre al tanto pubblicizzato Grand Tour, anche forse le meno conosciute ma altrettanto interessanti, Sneaky Pete e L'Uomo nell'Alto Castello. Oltre a Prime Video, sempre nell'abbonamento, sono compresi anche l'accesso a Prime Music e Prime Reading, che permettono rispettivamente di poter ascoltare oltre 2 milioni di brani musicali, di cui 40 ore senza pubblicità ogni mese, consentendo anche di ascoltare la musica offline senza bisogno di connessione a internet. Mentre per quanto riguarda Prime Reading, quest'ultimo permette di accedere ad una selezione di ebook, ma la cosa interessante è che per leggere i contenuti non c'è bisogno di possedere un Kindle, il lettore prodotto da Amazon, ma si può tranquillamente usare l'app dedicata disponibile sia per sistemi iOS che Android. Infine, sempre compresi nell'abbonamento, ci sono anche l'accesso alle offerte lampo con un anticipo di 30 minuti rispetto ai clienti normali, la possibilità di archiviare online grazie ad Amazon Drive le proprie foto in modo da averle sempre disponibili ovunque ci si trovi, ed infine l'accesso a Twitch Prime, il servizio dedicato agli amanti dei videogiochi che proprio in questo periodo, per celebrare il Prime Day, permette di scaricare un nuovo gioco ogni giorno. Ma veniamo ora alla parte più succosa e probabilmente più interessante di questo video, che riguarda la possibilità di ottenere dei buoni regalo da poter spendere proprio nei giorni dell'evento del Prime Day, in modo da ottenere un risparmio ancora maggiore. Il primo buono sconto da 10 euro, a fronte di una spesa minima di almeno 25 euro sull'acquisto di uno o più prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon, si può ottenere scaricando ed installando per la prima volta l'app Amazon Assistant, che è disponibile come estensione per i più diffusi sistemi operativi, come ad esempio Chrome, e che consente di tenere traccia, in maniera molto semplice, dei propri ordini, di confrontare i prodotti e prezzi durante la navigazione, oltre che di ricevere notifiche per eventuali offerte, gestire le liste dei desideri e molto altro ancora. Seconda possibilità di risparmiare consiste nel ricevere un buono sconto, questa volta di 6 euro, acquistando per la prima volta un buono regalo da almeno 30 euro. La procedura è davvero semplice, la vedete a video, è sufficiente cliccare sul pulsante per partecipare alla promozione, acquistare uno o più buoni regalo per un valore di almeno 30 euro nello stesso ordine, comprare articoli venduti e spediti da Amazon e lo sconto di 6 euro verrà applicato automaticamente all'ordine quando si procederà al pagamento. Terza possibilità di ottenere un buono sconto riguarda il servizio Amazon Ricarica in Cassa, per cui anche in questo caso, a fronte della prima ricarica in cassa da almeno 30 euro, che vi ricordo è possibile fare in alcuni punti Sisal e Lottomatica, utilizzando il codice a barre stampabile dalla pagina dell'evento, comunque sia trovate tutte le informazioni necessarie, compresa la lista completa dei punti vendita sulla pagina dell'evento stesso, dicevo che per la prima ricarica in cassa da almeno 30 euro si potrà usufruire di un buono sconto di 10 euro che verrà automaticamente applicato all'account ed è tratto dal primo ordine idoneo, buono sconto che sarà utilizzabile fino alle 23.59 del 31 agosto 2018. Infine è possibile ottenere un altro buono sconto da 10 euro
usufruibile su una spesa minima di 50 euro per i primi 50.000 clienti, abbonati ovviamente a Prime, che effettueranno l'accesso per la prima volta al proprio account attraverso l'applicazione per dispositivi mobili. Oltre a tutto questo, vi ricordo ancora velocemente che proprio in questi giorni è possibile usufruire del servizio Amazon Music Unlimited per 4 mesi a soli 99 centesimi di euro, il che mi sta permettendo in questo periodo estivo di ascoltare musica praticamente gratis. In descrizione vi lascerò tutti i link ai vari servizi, offerte e promozioni che vi ho presentato nel video, oltre che ovviamente alla pagina ufficiale dell'evento del 16 e 17 luglio. E vi ricordo che in ogni pagina troverete anche i termini e le condizioni delle promozioni. Fatemi magari sapere nei commenti se siete riusciti a beneficiare di qualcuna di queste offerte, cosa vorreste acquistare nel Prime Day, oppure cosa avete acquistato a seconda ovviamente di quando vedrete questo video. Sperando di avervi fatto una cosa gradita portandovi a conoscenza di queste promozioni, vi ricordo che qui sotto trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale, in modo da non perdere così tutti gli altri video che pubblicherò. Per il resto vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni!